L'architettura degli interni è la definizione di un orizzonte artificiale. È il passaggio da uno spazio indefinito a uno spazio definito, che ha cioè un'estensione limitata e delle qualità determinate. Una materia, una sostanza, l'influenza tra le parti. Forse perché mi piace giocare a calcio, ma io dico sempre che bisogna mappare il territorio. Mappando il territorio dell'architettura degli interni, io sono convinto del fatto che sia in rapporto ai corpi, in rapporto al corpo umano. Se il design ha a che fare con le mani, quindi con una scala più piccola, l'architettura degli interni ha a che fare con il corpo e l'architettura, diciamo, la grande scala, ha a che fare con le masse di persone. Quindi, dovessimo veramente mappare il territorio dell'architettura degli interni, direi tutto ciò che è intorno al corpo. Se dovessi dare una definizione di architettura degli interni, dovrei innanzitutto fare riferimento anche a una situazione generazionale. Nel senso che l'architettura degli interni in realtà è stata l'unica sostanziale dimensione di progetto consentita alla nostra generazione e quindi è stato un campo in cui abbiamo potuto sperimentarci, metterci alla prova. La seconda invece è una definizione più teorica, nel senso che l'architettura degli interni è, a mio giudizio, la madre del progetto. La madre del progetto perché dagli interni si va verso l'esterno a costruire la facciata, disegnando dei percorsi in una pianta che diventano delle finestre, delle porte su un prospetto di una casa, e perché dall'architettura degli interni deriva anche il design, in quanto ogni volta che si disegna un interno si propongono dei nuovi mobili, dei nuovi arredi, che alla fine sono stati già verificati nel momento in cui si propongono queste cose ad un'azienda che le produrrà. L'architettura degli interni è un fenomeno a sé, rispetto all'architettura in generale e rispetto al design. Si tratta di una specie di emanazione di uno spazio, un ossigeno psichico e fisico, emanazione attorno alla persona umana che ne espande l'interiorità. Ma io non me lo sono mai posto come problema, perché un'architettura degli interni non si determina se non attraverso il suo involucro, cioè con l'architettura degli esterni. Cioè mi sembra che ci sia sempre una inevitabile relazione, perché dalle fonti di luce alla qualità dei materiali, perciò l'architettura degli interni in un qualche modo è suggestionato dall'ambiente, dall'esterno, e si crea sempre una relazione. Un'architettura degli interni che non si può relazionare con l'esterno, mi sembra che le manchi un nutrimento. Sicuramente grandi maestri come Katsuo Shinohara, per l'influenza della tettonica nella costruzione dello spazio, o Barragán per la costruzione del limite tra naturale e artificiale, Mies per la costruzione del tempo in architettura, o Mollino per la natura sensuale, animale, animata dello spazio. Io sono nato nel 1966, mi sono iscritto alla Facoltà di Architettura a Milano nel 1984. Questo lo dico perché bisogna sempre contestualizzare storicamente gli eventi. I miei maestri in architettura degli interni quindi sono stati inevitabilmente proprio Carlo Scarpa, Franco Albini, BBPR, poi a loro volta i grandi Alessandro Mendini, Ettore Sozza, cioè diciamo che ciascuno poi veramente va visto nell'arco di tempo che vive in rapporto a quelli che incrociano la strada con lui. Quindi sono stati loro i miei maestri di riferimento e con loro mi sono formato. I nostri riferimenti sono ovviamente tanti e sarebbe estremamente lungo raccontarli. In questo caso vorrei sottolineare il riferimento a Mies van der Rohe, in particolare al padiglione di Barcellona del 29, che pur essendo appunto un esempio storico molto lontano nel tempo, ci ha in qualche modo aiutato nelle nostre scelte, e in particolare l'uso espressivo dei materiali come il marmo e anche l'uso dei tendaggi in un'accezione architettonica e non decorativa, come appunto facciamo nel delimitare questi tre volumi cilindrici.
E dovremmo poi citare anche Gioe Colombo, soprattutto nel creare degli arredi che sono delle isole funzionali, e sono appunto questi tre piccoli nuclei intorno ai quali si condensano i comportamenti degli abitatori di questo spazio. Gli autori e i movimenti che più mi hanno affascinato in questo tentativo di sensibilizzare lo spazio pulviscolare attorno alla persona sono gli espressionisti, per esempio Rudolf Steiner con i suoi colori lilla, giallo limone, rosa chiaro, e in altro modo Gaudì con la sua profondità romantica e religiosa. Da lì deriva tutto il mio modo di concepire gli interni. Ci sono due giganti, no? Uno è Albini e l'altro è Scarpa, e Scarpa specialmente. Infatti i suoi lavori più interessanti sono quelli appunto dove più evidenti le difficoltà a cui è dovuto andare incontro. Albini poi è un architetto che fa interni nel suo modo teso, asciutto, che però ritroviamo anche nella sua architettura.